Buongiorno ragazzi, come la va? Tutto bene? Spero di sì. Riesco a farmi sentire solamente adesso perché tra commissioni e parrucchiera non sono minimamente riuscita a farmi sentire. Comunque questo è il risultato della parrucchiera. Lo amo alla follia questo taglio, proprio uno dei miei preferiti. Bene, ora si aspetta la macchina perché praticamente partiamo. Aspetto la macchina perché poi partiamo. Nulla di più semplice. Vabbè, ci becchiamo più tardi ragazzi. A dopo! Appena arrivato a Castelsardo, quello delle clip video precedenti è la nostra camera d'albergo. Allora, è un po' strana come camera d'albergo perché il mio letto è molto basso. Aiuto! Non ci sto perché essendo un corpo curvi in quel letto non ci sto minimamente. Spero di riuscire a dormire stanotte perché è una stanchezza immane, ma ho paura del letto perché appunto non ci sto. E niente, ora stiamo scendendo in paese perché mi devo fare la ricarica al cellulare perché, spoiler, non c'è nemmeno il wifi in camera ma solo alla reception. Punti su punti, devo dire, questo albergo è favoloso, lo amo proprio. Sì, ti do proprio una recensione positiva su Trivago o su dove abbiamo preso l'albergo. Adesso dovrei chiedere ai miei genitori dove hanno preso l'albergo, però comunque stanno certo che gli lascerò proprio una recensione positiva. E nulla, facciamo questa commissione in paese perché, spoiler, mi serve stanotte internet perché lo uso per dormire, quindi visto che non c'è il wifi mi serve per forza la ricarica, quindi andiamo. E nulla, ci becchiamo più tardi ragazzi, a dopo! Buongiorno ragazzi, come la va? Tutto bene? Spero di sì. Allora, oggi è Pasqua, quindi per tutti quelli che ci credono, auguri. Io non ci credo, quindi mi godo semplicemente la vacanza, però non vado a fare festeggiamenti
ecclesiastici proprio perché non ci credo. E nulla. Ora stiamo andando a esplorare prima il castello e poi la cattedrale. Ho già fatto colazione e nulla. Ci becchiamo più tardi, ragazzi. A dopo, ciao! Come va? Tutto bene? Spero di sì. Allora, direzione Santa Teresa di Gallura, perché abbiamo deciso di farci una passeggiatina di là. Abbiamo appena già fatto colazione e nulla. Abbiamo già sistemato l'hotel, tutto a posto. Non so come sarà questo posto, sono molto curiosa. Perché è la prima volta che ci vado, come per la... No, bugia, Castelsardo era la seconda volta che ci andavo, solo che non mi ricordavo bene nulla del posto. E quindi ci siamo ritornati per quello. Nulla, ora siamo in viaggio e ci becchiamo più tardi, ragazzi. A dopo! Chiudo il video il giorno dopo, ragazzi, perché ieri ero letteralmente distrutta dopo non so quante ore di viaggio, perché praticamente ero dalla punta della Sardegna del Nord, quindi proprio la punta, per arrivare fino all'altra punta della Sardegna, ovvero provincia di Cagliari. Proprio la punta della Sardegna del Sud, provincia di Cagliari, tutta la mattina in macchina, praticamente eravamo fermi, ci siamo fatti una pausa all'autogrill perché ne necessitavamo, perché sennò poi ne tornavamo morti. E praticamente insomma un viaggio lunghissimo, che praticamente appena ritornata a casa. Mi sono detto no, mi voglio prendere il mio tempo per me e rilassarmi un attimino, perché sennò qua la finiamo male, 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 male. Quindi non avevo voglia nemmeno di concludere il video, talmente ero distrutta dalla stanchezza di
di questo viaggio, quindi sì, ero morta, ero letteralmente morta. Reso conto di questa Pasqua e Pasquetta. Allora, il paese, la città era anche carina, era carina, ma l'albergo veramente pessimo, 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 perché il letto era da bambini, cioè ve l'ho fatto vedere su Instagram, non so quando uscirà questo video, però credo di aver fatto storie il giorno in cui ho pubblicato credo di aver fatto storie mentre ero là in vacanza, e anche molte, quindi se non lo fate seguitemi su IG, trovate tutto qua sotto in descrizione. E anche voi nei DM mi avete detto che era per bambini, cioè che una persona come me che pesa 89 kg, taglia 52, in un letto di quel tipo non ci stavo minimamente. Quindi punto numero uno, letto pessimo. Punto numero due, cibo non orribile, però ok che sono vegetariana, però non mi puoi dare solo zucchine, amore mio. Cioè praticamente in questi giorni di Pasqua e Pasquetta mi sono messo a fare la dieta della zucchina involontariamente. Ditemi voi, cioè mangiavo solo zucchine in 800.000 modi diversi. E mia mamma, soprattutto mia mamma, era a bocca aperta, perché sì, ok che è vegetariana, dice mia mamma, però ci sono anche altre cose che può mangiare, altre verdure, altre robe. No, solo zucchine. Poi un'altra cosa che ricorreva sempre era il formaggio. Formaggio in ogni dove, in ogni luogo, come primo, come secondo, come contorno, formaggio per sempre. Quindi anche lì mi sono detta, no, meglio darci una calmata con tutto questo formaggio e rilassarci un attimo, perché non è possibile che possa mangiare tutto sto formaggio in meno di 2 giorni, però essendo che mi davano solo quello, mangiavo solo quello. Comunque, per il resto era bellino. Abbiamo girato molto, ci siamo visti un sacco di paesini interessanti e devo dire che sì, mi è piaciuta molto. Ma all'albergo gli do un 5. E sono anche troppo generosa, Sono anche troppo gentile che gli sto dando 5. Comunque, noi ci becchiamo al prossimo video. A dopo, ciao, al prossimo video.